Sono qui solo in questa stanza disadorna, torniato solamente da qualche libro impolverato sulla mensola, e sento scricchiolare nel mio cuore, funestato da agonie insuperate, fremiti rabbrividenti che sconquassano la mia anima e l'incendiano d'angoscia. Insopprimibile cresce bruciante, detonando nel mio cuore insanguinato e lugubremente macinato dallo spettrale orrore che vidi, che mi macellò la mente e lo spirito. Io sono un detective e anni fa diedi la caccia a un maniaco omicida. Tale fu l'abnegazione con la quale capricciosamente ne spiai ogni mossa, studiando la sua disturbata e mostruosa personalità e immedesimandomene, che da allora ho dovuto rinunciare a questo lavoro, perché catturare quel maniaco indelebilmente, insanabilmente mi distrusse e franse ancora, ricordando quanto patino nello strazio di quella caccia spietata e macabra, mi logora la psiche. È novembre inoltrato e soffro anche il freddo di questo appartamento senza riscaldamento. Vagando fantasmatico nel vagito martellante di questo sceno, ricordo ancora vivamente e indimenticabile a soffrire per tutte quelle vittime innocenti che il mostro uccise con abominevole efferatezza. Mi sono qui, in questo parcheggio desolato. Nella mia vita, spesso desolata, è un deserto. Le città sono frequentate per lo più da gente malfamata. Della vostra carne affamata. Gente che vale una lira. Come non funziona, anzi, accendere un'altra sigaretta. Augurando a tutti buona vita. Tira il vento, è difficile accendere la sigaretta. Qualche volta funziona al primo colpo. Basta tenere premuto il pulsante della nostra vita sempre scalpitante. Ma dove abita questo verso, questo popolo fogna, molto arrogante? Si vedono delle voci, distinte. Poi urlerete come cani. Randagi, portate al guinzaglio dal padrone, arrabbiate, soltanto umiliate, forse castrate. Io non riuscirò mai a incastrare questo tizio. Mi ha seguito per tutta la vita, per tutto. Lungo, per l'appunto, le vie periferiche, i miei antri, spesso esoterici. Difficile acchiapparlo, questo stronzo. Sto aspettando che il killer mi apra. Lo so, e cos'altro puoi dirmi? Quello che puntualmente mi dirai? Di nuovo? Ancora, ancora? Fammi sentire. Tu sei un mostro perché hai avuto una vita orribile. Per anni sei stato vilipeso e oltraggiato da chiunque. E una volta che perdesti ogni creaturale speranza sognante, hai cominciato ad ammazzare la gente. Io sono un mostro, amico, e anche tu. Sostanzialmente sì. Nessuno mi impedì quella sera, in quel vicolo cieco, di ammazzarti. Ma ti lasciai in vita. Sì, perché tu, a differenza mia, non sei un mostro, però hai lasciato in vita un mostro, e quindi sei ugualmente un mostro, come me.
Perché mai? Tu sei un mostro, oltre che un vigliacco. Il mondo mi ha reso così, un mondo crudele e spietato. E io ho dovuto uccidere tanti innocenti. Tu pensi di essere innocente, ma non hai il coraggio di arrestarmi, e quindi sei un mio complice.